che no? Pensavate che non c'eravamo, non c'erano queste due belle ragazze? Invece no, sempre io e sempre Marco. Però, intanto, buon padre a tutti. Oggi, ragazzi, siamo più belli del solito. Dici? Marco no, ma io un pochino più bello. Sbarbato, capello fatto, di che parliamo e oggi? E non è solo merito del parrucchiere, ma è merito di... Lotto, ragazzi. Lotto. Abbiamo promesso, avete visto il video unboxing, c'era un sacco di robetta, carinissima, bella, l'abbiamo indossata, l'abbiamo provata. Sì, abbinamento. Un insetto. Sia abbinamento che scarpe, ci hanno colpito molto, qualche difettuccio, qualche cosina, ci sarà qualche sì, qualche ma, seguiteci e vamos! Eccoci ragazzi, ve l'avevamo detto, abbiamo indossato abbigliamento corto, scarpe, calzini, ci ha vestito dalla testa ai piedi. Ragazzi, credetemi, è davvero bellissimo. Voi sapete se noi siamo dei bull paddle addicted, quindi siamo molto propensi a bull paddle. Devo dire la verità, il confronto è nato spontaneo, Marco. A livello di tessuto, a livello di materiali usituri, niente a che vedere. 10 lotto, 9 bull paddle, siamo lì, proprio così. Direi 9-8, ma va bene uguale. La cosa, che il piccolo ma, il piccolo appunto, che però l'otto sicuramente ci vedrà questo video, puoi prendere in considerazione, bull paddle, anzi, l'otto è una marca storica dedicata al tennis, uno sport più classico, il padel è uno sport più estroverso. Sì, diciamo che l'estetica si sono tenuti molto più su Roland Garros, una cosa un po' più tecnica, un po' più sobria, invece il padel sappiamo che è un po' più rally. Quindi a livello diciamo di grafiche, anche se queste magliette che indossiamo noi a rilievo, tipo queste macchie camouflage, tono su tono, a livello di grafica, di personalizzazione, forse per il padel ancora gli dà qualcosina in più. Passiamo alla cosa più importante, che era la... Marco si tenuta. La scarpa. Allora. Tanta tecnologia dentro, Se molto. Per l'abbigliamento un piccolo ma l'ho trovato, per la scarpa mi sbilancio, è probabilmente la miglior scarpa da paddle che io abbia mai indossato. Dichiarazioni pesanti, sì, eh? Sì, sì, ragazzi, credetemi, mi sbilancio, l'ho provata, l'otto non ci paga per questo video, quindi non ci abbiamo, se c'è qualche critica da fare, gliela faremo, anzi... Se ci vuoi pagare pure va bene, no, l'otto sì, poi guarda, noi stiamo qua, rimaniamo lì, bande Marco. Un piccolo difettuccio, forse, ve lo dico subito, sì, lo spoilerò subito e poi parliamo della tecnologia applicata a questa sparca. Guardate, quando si piega e lo si indossa, questa parte qui fa tipo uno stock. Probabilmente è il fatto che, essendo una scarpa nuova ancora, deve un pochino ammorbidirsi e farlo. Ma per il resto è fantastica. Partiamo dall'estetica. Colorazione bellissima, verde. La scritta qua dietro paddle, la scritta qua sotto paddle, quindi... Lotto ha studiato una scarpa appositamente per il paddle. Ci siamo studiate le caratteristiche tecniche ed è peggio di una Varlion. No, ragazzi, pagine e pagine di studio, devo dire la verità, mi hanno stupito perché tanta tecnologia. Troppi dati, troppe formule, troppi nomi che non vi diremo oggi perché sarebbe impossibile ricordarceli tutti quanti e soprattutto farveli ricordare tutti quanti. Ma tanti nomi, tante parole altisonanti per dirvi che La tecnologia di questa scarpa è impressionante, ma si sente in campo? Cioè, si avverte questa tecnologia appena la scarpa in campo? Sì, assolutamente sì. Fermi. Esempio, me la sono messa da parte. Esce già nella confezione con una doppia soletta. Dice, vabbè, la doppia soletta. No, ragazzi, una doppia soletta perché? Perché una è più fina, l'altra è più spessa. Quindi è adattabile a qualsiasi tipo di piede, a qualsiasi tipo di giocatore. Marco dopo ci parlerà della soletta, ma prima di parlarci della soletta esce anche un altro laccetto di colore nero. Qui questa parte è morbidissima, è molto più morbida rispetto a tutta quanta la struttura della scarpa. Quindi la parte che incontra il tallone è più morbida. A cosa serve? Ad ammortizzare, ad assorbire le vibrazioni. Quando uno gioca a paddle, tante le vibrazioni che arrivano sulle ginocchia. Questa parte qui serve a dissiparle, veramente tanta roba. Un'altra cosa molto importante, i cambi di direzione sul paddle sono tantissimi. Marco, inquadrami giù. Tanti cambi di direzione. La Lotto ha studiato una tecnologia applicata proprio sulle pareti laterali della scarpa che servono ad aiutare i movimenti repentini e sul laterale. Quindi veramente tanta roba.
La soletta, Marco, la soletta la lascio a te, quindi parlaci di questa soletta fantastica. Sì, lo so, mi sto esagerando, ma è tanta roba davvero, ragazzi, tanta roba davvero. Vieni, Marco. Allora, la soletta, veniamo a noi. Io la definì all'epoca dell'unboxing una suola da calcetto, ma andando a studiare bene tutti i materiali e tutto ciò che ci hanno inviato, vedete i tacchetti? Sono, diciamo, difformi, rettangolino, pallina, rettangolino, pallina. Guardate la differenza che c'è su una scarpa da tennis normale, quella da terra rossa. Sono tutte spina di pesce. Bravo, siamo abituati a vedere le scarpe da padel fatte a spina di pesce. Questa nuova tecnologia di Lotto ha rivoluzionato probabilmente il mercato. Tacchetti rettangolari, lineari, uniti a forma di S. Sì, veramente ottimi. Devo dire la verità, ragazzi, non si scivola. Io che soffrivo tanto sui laterali, diciamo, sulla parte interna del piede esterna, mi aiuta tanto. Infatti la soletta è veramente buona, tanta tecnologia, bella con silicone duro. Poi non si scivola, ragazzi. Fai fatica pure. Impressioni personali, Daniel. La tomaia è realizzata con una tecnologia particolarissima che serve a renderla un pochino più rigida e un pochino più morbida quando serve, quindi roba seria. Prezzo seria. 150 euro in offerta, la troviamo anche a 110 e tra due giorni riusciremo anche a darvi il codice sconto dedicato ai nostri appassionati, perché abbiamo parlato Lotto e tanta roba e quindi tanta gente ce l'ha chiesto e stiamo lottando per avere uno sconto. Il piccolo ma è proprio il prezzo. Stiamo facendo, dice Marco, un discorso con Lotto per questo motivo, ma li vale. Io ho pagato la mia Wilson 99 euro, la mia Bullpad l'ho pagata a vari 89 euro. Niente a che vedere. No, niente a che vedere. Promossa bravi. In pieno. Ragazzi, il video è terminato, ma come vedete Lotto non pensa solo ai maschietti, ma ha dedicato la stessa linea padel anche alle giocatrici professioniste e meno, quindi pantaloncino, gonnellino, maglia. La maglia è fighissima, lasciate in interno, è fighissima perché è tutta quanta traforata. Please, girati ragazze, che aspetta, tutta quanta traforata dietro. Il pantaloncino segue la stessa trama, deep dry come dice Marco. E non ci fermiamo qua, perché le stesse scarpe che indossiamo io e Marco, guardate qui, stesso modello da donna, le caratteristiche sono le stesse. Trovate tutto l'abbigliamento che indossiamo noi su www.lotto.it. Aspettate ragazzi, mi raccomando, lo facciamo alla fine del video, ma fatelo lo stesso, mi piace, campanellina pure notifiche, così campanella delle notifiche, condividete il video e andate a visitare il sito dell'Otto se vi interessa, c'è il codice sconto che trovate qui nei commenti, e vamo.